Tutti, ma che maschere. In realtà oggi è un unboxing un po' speciale, ok, che siamo tutti qua in quarantena, però non dobbiamo preoccuparci dei pacchi. E diciamo che l'ho acquistato un po' non obbligatoriamente, dai, c'era l'offerta, come si poteva rinunciare? E spero che sia quello, perché non dovevo ricevere nessun altro pacco e in teoria è quello che penso io. Ok, sono tutti insacchettati. Sì, è questo. Uno. E qua cosa c'è? Qua c'è qualcosa di interessante. Molto, molto interessante. Ok. Perché un telefono che deve praticamente ancora uscire qua in Italia, ma... ce l'ho già, così volevo fare un unboxing rapido insieme a voi, ma dai, non ci credo, bellissima. Olla. Vediamo, taglia XL, perfetto, potevano almeno chiedermi la taglia, vabbè dai, quindi già qui in teoria intuite già che cos'è, vabbè, insomma c'è scritto nel titolo, se non sapete che cos'è è impossibile. Bellissimo, Mi Fan Festival 2020, c'è un motivo perché c'è anche questa maglietta e quando farò l'unboxing, che aprirò il pacco, capirete il perché. Bella, XL mi sa che non mi andrà così bene. Ma perché sono così bianco? Bene, quindi maglietta speciale per un pacco speciale o telefono speciale. Ho preparato qua le forbici, ma... facciamo senza. Non ci credo. Altro pacco. Cavolo, se sono agitato. Sono agitatissimo, sa perché? Sarà anche perché non ho ancora visto nessuna recensione, non c'è ancora nulla online di questo telefono, a parte vabbè le caratteristiche, quelle si sapevano già. Quindi Redmi Note 9S di Xiaomi, però leggete cosa c'è scritto qua sopra, Limited Edition. Come mai Limited Edition? Intanto che lo andiamo a aprire, vi dico, adesso lo apriamo. Limited Edition 2020, hanno fatto tutti gli anni, c'è una festa, Mi Fan Festival, e quest'anno Mi Fan Festival 2020, e perché non approfittare nell'acquistare un telefono limited edition, soprattutto in questo 2020 anno pazzo. Cosa cambia rispetto alla versione standard? Assolutamente nulla, solamente la scritta sulla cover posteriore 2020, e ci sono 2020 esemplari. E mi piace dire anche questo, quando l'ho acquistato hanno dato il via libera, si vedeva praticamente un countdown, andavano giù numeri a go. Ora io ero indeciso, ho detto cosa faccio, lo prendo, non so se sia vero o quant'altro. Quando sono arrivato lì nel momento di comprarlo mi diceva uno rimanente, quando ho dato ok la conferma della carta ho comprato l'ultimo. Quindi se ci fosse tipo una matricola e scritto ultimo esemplare tipo 2020 sarebbe il top. E mi piace anche pensare che questo telefono un giorno, tipo tra 50 e 60 anni, sarà uno dei sopravvissuti al virus. Okay. Qua ci sarà sempre la solita cover in silicone, sicuramente, cavolo sei grande, grandissimo. Versione economica, diciamo, perché non ha un costo così esagerato. Direi prezzo di vendita ufficiale dovrebbe essere di 240 euro la versione 464, invece 628, 270 euro dovrebbero venderlo a questa cifra. Cover in silicone, sempre quel nero fumé classico. E questo qua il telefono, sì, bellissimo, cavoli che padella, una padella. Dopo lo andiamo ad accendere molto rapidamente. Cavo di ricarica Type-C,
cioè davvero dure, non so, un odore strano. E caricatore da 18 watt, caricatore ormai utilizzato in tutti gli ultimi smartphone. 18 watt per ricaricare fino a 5020 mAh di batteria di questo telefono, che sono veramente tanti. Monta uno Snapdragon 720G, è il nuovo processore della Qualcomm che dà concorrenza a 730, quindi non facciamoci ingannare dal numero più elevato. Poi sì, 48 megapixel la fotocamera principale, per poi passare a una 8 megapixel ultra grandangolare e 5 megapixel per i bokeh, e poi c'è anche una 2 megapixel, ho sbagliato, 8 megapixel per le foto ultra wide, 5 megapixel per le macro e 2 megapixel per creare l'effetto bokeh. Direi che il retro è bellissimo, che abbiamo subito l'adesivo del codice IMEI. E parliamo di uno schermo di un IPS 6,67 pollici. Non ha la fotocamera che si rialza, ma ha la fotocamera qui centrale sullo schermo, con il buco sullo schermo. E il retro, questo qui edizione speciale, infatti ripeto, come avete visto anche voi, Mi Fan Festival 2020. Alla fine c'è solo questo di diverso rispetto alla versione standard, perché all'interno le caratteristiche sono sempre le stesse. Prima cosa che noto, lo sblocco con il tasto incassato qui lateralmente, che funge anche da impronta digitale, ed è stranissimo il tocco. Forse anche, no, non è neanche troppo alto. L'unica cosa che farà strano, quando terrò il telefono per dire su un piano, sbloccarlo con l'impronta sarà un po' più difficoltoso. Adesso breve configurazione iniziale, poi vi faccio vedere molto molto rapidamente il telefono. Ok Google. Cosa non ho filmato, ragazzi? Vabbè, adesso vado subito a prendere la telecamera e poi ve lo aggiungo qua. È appena arrivato il corriere Amazon con un vasetto, non mi ricordo, c'era un vasetto di vetro dentro e me l'ha lanciato contro la porta. E più che stavo già correndo fuori, lui, ciao ciao! Eccolo qui il prodotto incriminato, per fortuna non si è rotto e almeno ho l'audio del microfono, che non avevo ancora spento quando è arrivato il corriere, ero gasatissimo. Cavoli, potevo filmarlo? E qua, l'ha tirato contro la porta! Viene appena fatta la prima configurazione iniziale, vedete che ancora sta completando. Per il momento non si nota che è uno schermo solamente IPS e non un AMOLED. Direi che la qualità è molto molto buona, ci sono già tutti i vari aggiornamenti. MIUI già la versione 11.01, che molto probabilmente ci sarà già quella successiva. Vediamo con una verifica live, no. Quindi 11.01, non mi ricordo sul mio Mi 9T che versione ho. Comunque dopo lo andremo a confrontare con il mio telefono nella recensione completa. E niente, direi sempre la solita MIUI, già subito fluida e affidabile già dal primo avvio. Direi che sono abbastanza felice. E tasto che mi ha un po' impressionato, così scassato, incassato, dai, incassato all'interno, un ottimo feedback. E ho notato anche un feedback molto molto diverso per quanto riguarda la vibrazione che mi piace veramente un casino. Adesso sono pronto per riempirlo di ditate. E comunque, questo Redmi Note 9S lo vedete nella recensione completa tra, penso, 2 settimane, perché lo voglio stressare per bene, ma non farò una vera e propria recensione. Vorrò confrontarlo con il mio Mi 9T, perché ormai gli Xiaomi sono tutti uguali. Adesso non posso staccarlo perché ce l'ho collegato al mio microfono. Perché il Mi 9T monta il processore 730, invece questo 720, che alla fine le caratteristiche sono le medesime. E poi altra cosa che ho notato, molto molto interessante, infrarossi per cambiare i vari canali, oddio mi sto chiedendo tutto, e qua sotto c'è rimasto ancora il jack per le cuffie, molto molto fortunatamente. Per ora posso dire che è una bella padella, Limited Edition 2020, sono felicissimo per questo e mi sa che lo terrò. Questo qua rimarrà nella mia cantina a vita. Mi ero anche dimenticato di dirvi, che poi avrete visto anche voi, le fotocamere molto molto sporgenti, che hanno risparmiato molto nello spessore complessivo per alloggiare una batteria così grande, e hanno sopraelevato le fotocamere. Mi piace utilizzare il termine sopraelevato,
che poi vedrete nella recensione completa. Io vi rimando a seguirmi in tutte le mie dirette, anche su Twitch, sono praticamente sempre online, un po' in gaming, anche per coinvolgere sempre più persone, conoscere sempre più gente e divertirmi in questi momenti. Per qualsiasi altra informazione, ci rivediamo prossimamente alla recensione e se volete già chiedermi qualche anticipazione, scrivetemi qui sotto nei commenti o su tutti i vari social. Un salutone e alla prossima su YouWinVlog. Beh, comunque questo qui dovrebbe essere il colore Space Gray, ma sinceramente a me sembra tanto blu. Però mi piace un sacco.